Belli ragazze, belli broschi loschi, benvenuti a questo nuovissimo fottutissimo video. Senti l'eco per dire figli di puttana non ci avranno mai. Possiamo farlo. E sì, siamo una nuova video fottutissima recensione. Qua giù in vasca perché chill, capito? Devi trovarti tutti gli elementi del chill per poterlo diffondere anche in giro, se no sarebbe inutiliti, capito? E niente, oggi siamo qua giù in realtà a recensire, sarà un video molto veloce perché si parla di un corto, se in Italia abbiamo l'idea di un corto che arriva comunque sui 10 minuti ed è quella storiellina così, qui siamo a 36 minuti di corto. Ed è un corto un pochino particolare perché c'ha un minimo più di budget. Ed è sul genere horror, splatter, quindi gore e fantascientifico anche un pochino, possiamo dire. Boh, non lo so, fatto sta che ci concentrano parecchie cose, però riescono a farle anche abbastanza decentemente bene, come dico io sempre, quindi alle riprova. Basta fare film lunghissimi se poi non si sa che cazzo dirci. Anche questo poteva essere uscito come un film lungo intrattenuto da ore e ore di dialogo, se si pensa comunque alla velocità con cui arrivano questi scenari splatter. Fidatevi che tanti altri registi avrebbero portato un film intero con le stesse scene splatter praticamente. E infatti è tutto un susseguirsi di vicende pure qua giù. Di cosa parla questo film? Allora, siamo innanzitutto nel 1986, vi dico qualche dato tecnico così ne siete a conoscenza pure voi e spero di pronunciarli bene, ma so che non sarà così, quindi figli di puttana comunque mai. Allora, regia Akihiro Kashima, che ha fatto, vediamo un pochino nella sua filmografia cos'altro c'è, ugualmente anche qui lo dirò male, ma ha fatto principalmente delle serie TV tipo Kirisute Gomen oppure Edo no Taka. Ok, e poi andiamo avanti per vedere un pochino quelli lì che sono gli attori. Abbiamo ad esempio Junichi Haruta, che ha fatto pure Kyoju Tokuso Jushpion oppure Google Fire. Ma che? Allora, poi abbiamo anche Yumiko Ishikawa, che ha fatto pure Guzo. Non so che cazzo sia. E poi abbiamo, così per concluderla, giusto che poi parliamo pure di altro, Hirohisa Nakata, che ha fatto pure Kamen Rider Amazon, oppure Kamen Rider, è un po' Kamen bro, o what's a tappa, possiamo farlo come una tappa. Wow, bene, bene, bene. Allora, originariamente vi dico anche che questo film si chiamava Biotherapy, quindi non Biotherapy, Biotherapy. E trovate pure il DVD con un altro corto, quindi questo è un altro, ovviamente, sennò che cazzo di bello. Allora, di cosa parliamo un pochino in questo film, che è bello splatterozzo, per chi è amante dello splatter anni 80-70, anche dove ci sono tutte quelle lucine blu, rosse, cose, che formano quell'atmosfera, quella cosa molto sceneggiata, un pochino che ricorda appunto dei film di fantascienza, ma può ricordare anche tanto l'ambito degli horror. Ecco, siamo a pieno di quella cazzo di roba, se ti piace lo splatter, se ti piace il gore. Bene, è quel tipo di mondo. Ad esempio, per me è il mio motherfucking world, capito? Sì, che ci sto dentro proprio a Pinus, lì, proprio ad alto livello, come vedi qua giù in vasca. E beh, questo è, ma di cosa parla essenzialmente? Sembra una trama uscita da un fumetto di terror blu, quelli lì che mischiano un po' l'horror proprio con il fanta.
Quindi Phantom Horror Splatter, cosa ci racconti? Che praticamente le vicende di questo. Allora, stanno preparando una formula in laboratorio. Non si sa bene di cosa si tratta questa formula, si sa che è necessario il nostro antagonista, che è questo mostriciattolone, che non viene fatto vedere tanto bene. Si vede che praticamente ha queste artigli al posto di una mano, ma per il resto è coperto, un po' come uscito da un film di Darkman, oppure sembra, sai, proprio l'uomo invisibile quando si fascia tutta la faccia che non si vuole fare vedere. Ecco, uguale a lui, uguale a lui. E quindi uccide brutalmente un professore che dice: "No, ma la formula è ancora incompleta." Muori, proprio cava l'occhio, lo mette lì e Biotherapy spuntano sti titoloni qua giù. E poi farà fuori un pochino tutte le altre persone, ma così proprio senza proprio chi garba. Però cosa così ci dice alla fine? E qui spoilerito, se te lo puoi andare a vedere, se no comunque te lo puoi gustare, non è che sia proprio un colpo di scena, anzi una cosa molto assurda, e le vicende, le cose vi piacciono proprio visivamente, se siete predisposti per questo tipo di cose, come tipo gli mettono dei tubi qua, una la infilza come non si sa cosa, ma da questi tubi zampilla fuori del sangue che sembra, sai, proprio le fontanelle che trovi in piazza. Ecco, quel tipo di roba lì, malata! Ma c'è il pubblico che garba questa roba malata lì? Vi ricordiamo che siamo comunque in Giappone, dove c'è tipo, dove hanno visto film come Guinea Pig, o che me l'ha portato anche El Driver, cose così, è una figata. Quindi ci sta come roba, piace. Ma perché uccide tutte queste persone? Perché lui praticamente è arrivato dal futuro. Oh, what? È arrivato dal futuro per prendere quello, perché sennò praticamente ci sarà una distruzione di non so qualcosa. Intanto ammazza tutta la gente e poi si scopre, si fa vedere che è un alieno mutaforme con tutte le cose giù, con tutte. Ah! Si vede proprio che è fatto male, capito? Nel senso che non ci sono tutti questi grandi budget che avevano a disposizione, ma si vede la voglia di fare, di interpretare qualcosa che va comunque in un minutaggio abbastanza ridotto. Si vede che c'è la voglia di farlo, la voglia di raccontare. Si apprezza un pochino lo sforzo di questi 36 minuti e poi ovviamente sì, come dico appunto, come era un pochino scontato, se c'è una trama molto più effettiva, se c'è più l'immersione nei ruoli dei personaggi, che ognuno ha un suo ruolo e poi anche le caratteristiche sono diverse pure nella personalizzazione di ognuno. Se ci sono più spunti, se ci sono più idee, se ci sono più cose, ovviamente si costruisce quello che è poi un film. Ma noi ci basiamo su quello che abbiamo ora qui dinanzi ad oggi, again. Dico che per quello che è una cosa guardabile piacevolmente, soprattutto quando non hai lo sbatti di vederti un film da un'ora e passa, o 2 ore o 3 ore, come recentemente ho visto. Ma basta! E poi parleremo anche un pochino di questo genere di film qua giù, più dall'altra parte del mondo, capito? Perché generalmente siamo abituati a vedere quelli europei, quelli lì che ci stanno un pochino più intorno, ma pochi qua giù. E ho visto che ci sono tanti film che in realtà non conosce davvero, 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 davvero nessuno in questo ambito. Sarò curioso di portarlo anche per i prossimi episodi. Sicché questo qui è in realtà un video molto veloce dove vi parlavo di questa cosa. Ed è, dico, per come è fatto, ve l'ho detto, un'ambientazione molto futuristica. Al finale è tirato via ovviamente nel minutaggio che gli rimaneva, e è un film che si lascia guardare. Ok, brother. Poi comunque, se hai più spunti da dire, anche te puoi farlo qui sotto, puoi dire, perché siamo liberi, siamo free, possiamo viaggiare con l'aria, capito? Possiamo. Oh boy, e noi ci becchiamo al prossimo motherfucking video. È chiaro, Carl? È chiaro.